Allora, amici del Festival, oggi sono particolarmente felice di ospitare in queste nostre chiacchierate che stiamo facendo in questi giorni sui nostri canali social, sui canali social del Festival, una persona a cui tengo particolarmente, un'amica, ma è anche un'amica del Festival, è una delle persone più, è una delle attrici più brave del panorama cinematografico italiano, ha lavorato con alcuni tra più, ha lavorato con alcuni tra i più importanti registi del cinema nel nostro paese, ha esordito con Muccino addirittura nel 2016, quando aveva 16 anni, ha lavorato per il cinema, per la televisione, per il teatro, con Garinei, Aggiungi un posto a tavola, Romeo e Giulietta. Quante persone sei, Martina? Quante cose hai fatto? Tante. Tante, tante. La mia fortuna è stata che ho cominciato prestissimo, ho capito un po' da subito quella che era la mia passione, ho avuto dei genitori e una famiglia alle spalle che comunque mi ha sempre incoraggiato, che ha creduto in me e quindi ho iniziato proprio prestissimo. E poi la fortuna, che è comunque un elemento fondamentale in questo lavoro e quindi, insomma, appunto, come hai detto tu, la prima grande occasione giovanissima con Muccino, poi da lì la possibilità di lavorare con grandissimi artisti, grandi maestri, anche appunto a teatro, addirittura con Garinei, e quindi da lì la possibilità di imparare proprio un po' sul campo anche quello che è il nostro lavoro. Com'è cambiata la tua vita dal tuo esordio a 16 anni ad oggi? Vai, ma che scherzo. Purtroppo mi suona, aspetta, purtroppo siamo bombardati da tutte queste chiamate, ok. Vai tranquillissimo. È mia figlia che viene sempre chiamata, molto più di me, infatti sono in video chiamata tutte le bambine. Perché ormai di questi tempi terribili i bambini per vedersi con gli amici, lo sai, insomma, hanno questo modo di videochiamarsi in continuazione e quindi io non ricevo tutte queste chiamate per me, ma soprattutto per mia figlia. Senti, sì, dicevamo, com'è cambiata la tua vita dal tuo esordio ad oggi? Cioè, è stata un'evoluzione totale dal punto di vista professionale che ti ha portato a guardare forse il mondo in maniera completamente diversa rispetto a come lo guardavi con gli occhi di una persona che era arrivata in un mondo nuovo, completamente nuovo. Sì, beh, certo, ripenso con molta tenerezza a quei tempi, anche perché appunto ero davvero una ragazzina, 15 anni, ripeto, è stata quella la fortuna proprio perché è un momento della vita in cui stai crescendo, in cui puoi apprendere ancora di più e quindi essere guidata da questi grandi sicuramente mi ha aiutato tantissimo, però appunto poi ovviamente sono cresciuta, sono diventata una donna, mamma, quindi insomma, e poi questo è sempre stato il mio sogno, però adesso più che mai, insomma, poi alla fine è diventato un lavoro anche tra virgolette normale, diciamo, mentre prima era tutto alimentato da un insieme di sogni enormi che io, insomma, fantasticavo un po' di più nella mia testa. Come stai trascorrendo queste giornate? Che stai facendo? Ecco, le giornate sono, diciamo, dedicate a mia figlia principalmente, come hai sentito, lei ha 7 anni e quindi ci dividiamo tra le lezioni online che sono diventate anche un po' da ridere, diciamo, cerchiamo un po' di ironizzare in questo momento così terribile, perché appunto poi ogni cosa qui in questa casa, diciamo, noi cerchiamo sempre di ironizzare, di strapparci un sorriso a vicenda, diciamo, e quindi le lezioni online, che insomma 3 ore di lezioni online la mattina per questi bambini sono lezioni fondamentali, io sono ovviamente d'accordo come genitore, è anche un appuntamento per loro importante, però allo stesso tempo è complicato più per i bambini che diciamo si adattano a tutto, più complicato per noi genitori che dobbiamo seguirli tra mille piattaforme, io sono imbranata con tutte queste tecnologie, quindi faccio delle cose terribili, e quindi insomma, ironizziamo molto anche su questo, e poi tante altre attività dedicate appunto a mia figlia, ci sono dei siti, te ne avevo forse anche già parlato, appunto, lezioni sul sofà, per esempio, è molto interessante perché tantissimi insegnanti, autori si sono messi a disposizione ovviamente in maniera gratuita dei ragazzi e quindi fanno ogni giorno, caricano lezioni differenti, si chiama appunto lezioni sul sofà, che vanno dalla poesia alla storia, all'archeologia, alla scienza ed è un aiuto molto importante per le mamme. Io sento tante mamme comunque che fanno difficoltà perché adesso i giorni stanno aumentando, mentre all'inizio magari i bambini erano anche diciamo sereni ma anche contenti di trascorrere tanto tempo a casa con i genitori, di solito sommersi da mille attività, adesso i giorni iniziano a essere tanti e quindi per le mamme, insomma, servono un po' di aiuti in più.
Grazie a questi siti, grazie ai social, comunque cerchiamo, molte mamme mi scrivono di darci un po' una mano a vicenda. Tu so che sei papà, sei un papà però attivo, cioè sei bravo, dai una mano in casa con il bambino. Me lo sta chiedendo, ma sì, era una domanda questa. Chiedendo, sì. Assolutamente sì, assolutamente sì. Sono perché molte si lamentano dei papà, perché i papà no. Non sono abituati a stare tutto il giorno a casa, poi molti devono anche lavorare da casa, eccetera, però non fanno niente. Cioè, guarda, io ti confesso che quando arrivava, io sono, insomma, come tutti, poi del resto come te, abituato ad uscire il lunedì, di fatto lavorativamente parlando, quindi anche da un punto di vista psicologico, e ritornare il venerdì sera a casa psicologicamente attivo per poter essere pronto per il weekend. Mi ricordo che quando arrivava il weekend, chiaramente il sabato e la domenica, ragionavi nell'ottica, ok, che cosa facciamo adesso in questi due giorni che stiamo a casa? Chiaramente adesso ci siamo dovuti reinventare completamente, pensare ogni giorno qualcosa di nuovo, dai giochi a, appunto, a questi siti di cui parlavi prima, che sono interessantissimi perché in qualche modo possono mettere nelle condizioni i ragazzi di non annoiarsi e di non giocare soltanto, ecco, perché poi il rischio è quello, di passare il tempo soltanto giocando. Io so che noi ci conosciamo, so benissimo quanto tu sia attenta alla crescita e all'educazione di tua figlia, sei una persona che studia anche ogni singolo aspetto dell'educazione per quanto riguarda tua figlia in generale, il concetto, ma in tua figlia nello specifico. Ecco, sono curioso di sapere in che modo sei riuscita a far arrivare a tua figlia il messaggio di cosa sta accadendo, lo stare chiusi in casa, una situazione assurda. Io ho mio figlio che ha 3 anni e mezzo, adesso inizia ha cominciato a dire che non sta andando a scuola perché la scuola la stanno pulendo perché c'è il virus. Questa è la parola, questo è quello che dice mio figlio. Tua figlia Ginevra, più grande, in che modo sei riuscita a far arrivare il messaggio a tua figlia rispetto a quello che sta succedendo fuori? Allora, vabbè, appunto, dipende sempre molto anche dall'età del bambino, per ogni età c'è anche un linguaggio giusto da adottare. Io credo, nel mio piccolo, insomma, che la strada più giusta quando c'è un problema in generale in famiglia o in questo caso anche, insomma, a livello mondiale, è comunque la verità, cioè la strada della sincerità, perché comunque i bambini assorbono tutte le nostre emozioni, tutte le nostre preoccupazioni, le tensioni, quindi non alimentare il segreto, non nascondere troppe cose ai bambini, soprattutto... Quindi hai detto tutto. Io ho detto tutto, cioè mi sono mostrata anche preoccupata, mi sono mostrata anche molto triste per quello che sta accadendo, ne abbiamo parlato sempre con il linguaggio dei bambini, però non ho nascosto le mie emozioni più di tanto, perché credo che sia importante questo, cioè lavoro su questa strada. Poi ovviamente ho cercato di raccontare la verità, però partendo da subito un concetto positivo, nel senso che c'è una squadra di un esercito di persone, medici, infermieri, scienziati che stanno lavorando giorno e notte per noi, per sconfiggere questo terribile virus, e che quindi ce la faremo. Quindi diciamo che sono partita da questo concetto positivo. Poi da lì ovviamente siamo andati anche noi. Poi casualità vuole che quando hanno chiuso le scuole stavamo leggendo Piccole Donne, che è un libro, vabbè, che io ho amato particolarmente, un classico, e quindi insomma quello che ci ha aiutato a vedere che anche in altre epoche, anche in altri momenti del passato, gli uomini si sono trovati di fronte a terribili epidemie o in altro caso, insomma, le guerre, e che quindi tutti i bambini, i ragazzi si sono sacrificati e magari da questi periodi così terribili sono anche riusciti a tirar fuori comunque un qualcosa di positivo, si sono anche arricchiti in qualche modo interiormente, ne sono usciti anche più forti. Quindi diciamo che un po' così sto cercando di raccontarlo. Ovviamente poi il tempo passa, sono sempre più giorni, le giornate un po' uguali, quindi bisogna sempre reinventarsi, però come dico io, i figli ci danno questa grande opportunità, ci obbligano a reagire, ci obbligano a farci ancora più forti e a sorridere. Assolutamente sì, e poi riempiono la giornata. Io infatti penso ad una situazione uguale a questa, senza figli sarebbe stato, insomma, caratterizzato anche da, perché no, tanta noia. I figli in qualche modo invece ti riempiono la giornata sotto ogni aspetto, anzi, ti obbligano a guardarti dentro nel bene, esatto, e nel male, quindi esatto, se vuoi hai sempre un'opportunità di migliorarti, questo è un grande dono. Ti seguiamo sui social, vediamo quanto tu sia attiva dalle cose che fai con tua figlia all'attività fisica,
ogni giorno, che non fai mai mancare, per, oltre al caffè, il buongiorno. Che ormai, vabbè, ci sono questi appuntamenti fissi. Quello è diventato ormai un rito. Esatto, esatto. E addirittura ho visto che ieri, comunque in queste ultime ore, ecco, sei riuscita addirittura a fare un servizio fotografico a distanza, che forse sarei stata la prima a farlo, perché non avevo mai visto una cosa del genere. Che è un'idea carinissima, tra l'altro, e poi mi sembra che le foto siano venute più che bene, direi. E che rapporto hai con tutte le persone, con le migliaia di persone che ti seguono, che immagino ti scrivano ogni giorno? Quanto sia complicato anche stare dietro a ogni persona, perché rispondere a tutti è impossibile. Però in qualche modo, ecco, il tuo rapporto com'è con tutte queste persone che ti sono vicine virtualmente? Beh, io nel mio piccolo cerco sempre di strappare un sorriso, quindi nel mio piccolo cerco sempre di portare comunque un po' di allegria, una ventata di leggerezza, questo è quello che faccio. Poi non sempre ci riesco, infatti sì, sono molto attiva, però non proprio sempre, nel senso la mattina, diciamo, mi dedico un po' di più a questa cosa. Poi ci sono dei momenti in cui mollo, che sono quelli in cui magari anch'io sono giù di morale o comunque anch'io ho problemi, perché poi sembra sempre una vita dorata, è anche importante comunque ricordare questo. Sono tantissimi e ti dico la verità, in questo momento mi fanno anche tanta compagnia e ho scoperto anche quanto è interessante il fatto social, perché comunque non sempre io sono stata, diciamo, non l'ho vissuta inizialmente anche con un po' di così scetticismo, di distacco, però adesso in questo momento più che mai, insomma, cerco di essere attiva, ho tantissime persone, ma anche tante che mi raccontano quello che vivono durante le giornate, dalle mamme che appunto hanno delle difficoltà, a tanti medici, persone infermieri, persone che lavorano, mi scrivono e mi raccontano le loro giornate, le condividiamo anche spesso insieme come pensieri, insomma è anche molto interessante in questo momento, tante ragazze che lavorano al supermercato, tante preoccupazioni di tutti e cerchiamo appunto di strappare un sorriso, io cerco di rispondere quasi a tutti, comunque ci provo, un po' un mio obiettivo e poi cerco di andare avanti, ho una squadra di lavoro fantastica, di ragazzi giovanissimi, poi che li hai anche conosciuti, fortissimi che mi danno una mano e appunto ci inventiamo sempre qualcosa. Adesso c'è questa voglia comunque di andare avanti anche per gli impegni già presi, ma anche con i nostri progetti e quindi tentiamo di scattare appunto online, FaceTime, Skype, eccetera. Mi guidano un po' loro perché tu sai che io sono un po' rinco. Lo so, siamo sulla stessa barca, lo sappiamo. Però l'energia giusta c'è ed è un modo anche per me e per tutti quelli che mi seguono di continuare, provare ad andare avanti aspettando a casa che questo momento passi. Dicevo prima, tanto cinema, televisione, teatro, c'è uno di questi tre settori in particolare che ti manca di più rispetto a tutto quello che poi ovviamente manca a tutti noi nella vita quotidiana? Ecco, c'è uno di questi settori che ti ha lasciato, che ti manca di più rispetto agli altri? Beh, io ho cominciato con il teatro, quella è un po' la mia grande passione, poi appunto il contatto con il pubblico è qualcosa che si rinnova poi ogni giorno, c'è anche un modo di approfondire in maniera diversa il personaggio, quindi insomma il teatro tantissimo, poi davvero da tanto tempo che non lo faccio, perché poi da quando è nata mia figlia non ho visto la possibilità di organizzarmi. Quindi è una cosa che sogno e che nel mio futuro spero ci sarà. Poi ovviamente è arrivato il cinema, che è il mio grande amore, e anche la TV, perché insomma ultimamente ho anche partecipato a serie TV interessanti, divertenti, quindi diciamo che mi manca un po' tutto. Anche se ho una vita molto piena, quindi diventa complicato. Diciamo che anche per il lavoro ho un rapporto un po' particolare, nel senso non lo ricerco più di tanto, credo che sia anche un qualcosa che poi deve arrivare, un po' una storia d'amore con i film, è un po' così. Assolutamente d'accordo. Dicevo anche un'altra cosa, che hai lavorato con tanti registi importanti, è una domanda che poi non piace mai agli attori quando viene fatta, ma te la faccio perché posso permettermi di fartela. C'è un regista che ti manca, uno con cui ti piacerebbe lavorare che non hai lavorato? Appunto, come dicevi te, la domanda è un po' particolare perché te la fanno spesso, poi io tutte le volte ho sempre risposto e tutte le volte, poi non sono scaramantica, però non mi è mai capitato poi allora di lavorare. Non me lo dire.
No, vabbè, ti dicevo anche l'altro giorno, i fratelli di Innocenzo mi piacciono tantissimo, ho avuto modo di conoscerli prima del loro primo film, perché insomma siamo entrati in contatto per una sceneggiatura che mi aveva particolarmente colpito, che avevano scritto. Loro hanno un modo di raccontare le storie che mi affascina moltissimo, prima di tutto da spettatrice, e poi è ovvio, mi piacerebbe anche, perché sarebbe, no, insomma. Perché no? Senti Martina, ritornando a noi, anche per chiudere e per non rubarti altro tempo, qual è la cosa che ti sta mancando di più del mondo esterno e la prima cosa che vorrai fare, che farai appena tutto questo finalmente sarà finito? Allora, io mia madre, mia sorella, i miei cari lontani, nel senso che sono dall'altra parte della città, sono a Roma, però comunque alcuni a Firenze, però loro a Roma, e mi mancano molto, quindi ovviamente vorrei riabbracciarle, stare insieme, magari fare una grande festa, sogno il mare. Purtroppo, come tutti noi sappiamo, non sarà una cosa così immediata, nel senso che anche vedendola in positivo, diciamo, comunque ci sarà un grande cambiamento. Per tutti come noi. La immagini tu il dopo? Come lo immagini? Io lo immagino come una grande rinascita, cioè comunque voglio vederla così e sono sicura che sarà così, però non sarà immediata, nel senso che comunque ci sarà un momento di passaggio complicato dove anche per i figli non sarà semplice spiegare, perché loro ora magari hanno capito, però poi viversi la socialità, cioè sarà molto, molto diverso, ci sarà comunque ancora tanta paura, in questo, cioè questo lo provo proprio sulla mia pelle, nel senso... Ne parlavo con Alessio Viola di Sky, di G24, e dicevamo la stessa cosa, cioè in realtà più che paradossalmente preoccupa più questa fase successiva che quella di adesso. Adesso siamo in realtà blindati, dentro casa, in un guscio, e quindi alla fine per quanto possa essere brutto, insomma ti senti tutelato in qualche modo. Quella fase successiva, cioè la fase in cui si potrà uscire finalmente, forse quella è la fase più pericolosa, quella che mi fa più paura, che ci fa più paura, perché poi in realtà sarà complicato rispetto a quelle che sono le nostre abitudini riuscire a gestire i rapporti. Se noi ci conosciamo, siamo abituati a vederci, a salutarci, a abbracciarci, a parlare con tranquillità senza avere quell'ansia della vicinanza, del contatto. Ecco, quella... sarà una paura di base che comunque frenerà la nostra quotidianità. Quello che mi auguro è che anche qui si possa cercare di prendere un qualcosa di positivo da questo blocco, da questa paura, e trasformarla in verità, perché poi in questi momenti difficili esce fuori anche la verità proprio più intima di tutti noi. Quindi io questo mi auguro, però non sarà immediato, non sarà semplice. Però poi molti di noi, anche tu, magari scriveranno di questo, no? Assolutamente sì, magari lo stanno già facendo. Qualcosa di interessante, molti registi, molti autori, so che insomma sono già all'opera, perché è anche un momento in cui questa sofferenza va raccontata, no? Va tirata fuori. Io credo sempre di trasformare tutto nella creatività, con l'arte. Abbiamo a disposizione questa cosa meravigliosa, quindi dobbiamo utilizzarla come medicina in questo momento. Questo penso. Assolutamente d'accordo con te, io ti ringrazio di cuore davvero per questo tempo che mi hai dedicato, per la tua disponibilità. Grazie. Sono sempre felicissimo, come sai, di rivederti, speriamo di rivederci e di abbracciarci presto. Intanto ti auguro tutto il bene di questo mondo, un abbraccio forte e grazie davvero di cuore, speriamo di vederci presto alla prossima edizione del Festival. Certo. Che non sappiamo ancora quando riusciremo a farla, se a ottobre o a dicembre, incrociamo le dita, l'importante è farla. Va bene. Grazie, un bacio. Martina, ciao a tutti. Grazie a te. Ciao. Grazie, un bacio grande.